Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, infatti anch'io, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, sì. Madronola, Madronola c'è, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sì. Stelitano presente? 12, numero legale c'è. Allora abbiamo il numero legale, 12 consiglieri presenti, quindi si possiamo aprire il consiglio. Allora, nomino quali scrutatori della seduta, i consiglieri Poli, Caccamo, Carlone. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi su previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione avente ad oggetto istituzione sezione bocciofila del Centro Sociale Anziani Luigi Petroselli, Villa Lanzaroni. Presidente della Commissione Politiche Sociali, prego di presentare l'atto. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. La delibera appunto per l'istituzione di una sezione bocciofila del Centro Anziani Luigi Petroselli, conosciuto meglio come Villa Lazzaroni, viene proprio da un percorso e anche da una richiesta fatta sia dal comitato di gestione attraverso il presidente, sia del Centro Anziani, sia della bocciofila, per accorpare appunto le due sezioni, seppur distanti anche fisicamente, visto che molti di loro sono iscritti al Centro Anziani, visto che da anni si adoperano per manutenere anche un'area, e quindi ovviamente l'istituzione e l'accorpamento con il Centro Anziani permetterebbe a tutti loro una gestione più ordinata e più controllata, e soprattutto si potrebbero dare una mano a vicenda, e questo ovviamente è stato accettato e anche accolto favorevolmente dalla Commissione. Abbiamo incontrato in più sedute di Commissione sia i rappresentanti della bocciofila, sia del Centro Anziani. Abbiamo cercato di capire com'era la situazione, abbiamo cercato anche di trovare insieme una strada
visto che erano molti anni che si trovavano, diciamo, in questa situazione. Siamo riusciti, attraverso anche il coordinamento con il Dipartimento, a capire quale fosse la strada migliore, e quindi attraverso, diciamo, recuperando diciamo e accogliendo quindi anche le loro richieste, abbiamo cercato di incanalarle e di metterle in fila da un punto di vista anche amministrativo. Così è stato, è pervenuta appunto la richiesta di accorpamento, e qui da qui nasce appunto la delibera per l'istituzione. Questo ovviamente è previsto sia nel regolamento dei centri anziani, sia, diciamo, quello che ancora è in vigore, sia quello che abbiamo visto l'ultima volta, in l'ultima seduta di commissione. La presenza quindi delle bocciofile all'interno dei centri anziani viene assolutamente ribadito, sia per una finalità sociale, sia per aiutare appunto gli anziani a stimolare, diciamo, anche delle attività alternative, e quindi l'attività complementare della bocciofila viene anche regolamentata all'interno del regolamento dei centri anziani. La commissione appunto si è espressa in modo favorevole, la delibera anche vede anche il parere favorevole della dirigente, ovviamente, che è stata sin da subito messa al corrente sia del direttore. Pertanto credo che oggi possiamo, diciamo, arrivare a chiusura dell'atto e dare la possibilità agli anziani di usufruire di questo spazio e di curarlo come dovrebbe. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Tutino. Presidente, non è sul merito della risoluzione, su cui mi pare che siamo tutti d'accordo, è per richiedere urgentemente, come lista civica, la sospensione del Consiglio e la riunione dei capigruppo, perché, come lei ben sa, stiamo discutendo degli atti che hanno tutta la loro legittimità, ma oggi avremmo dovuto discutere altri atti e nei mesi scorsi avremmo dovuto discutere altri atti che da regolamento devono andare direttamente in Consiglio non appena sono passati per le commissioni, ovvero due delibere sulla sosta tariffata che inspiegabilmente non vengono calendarizzate. Allora, Presidente, io le chiederei una immediata sospensione del Consiglio, una convocazione dei capigruppo per rispetto del regolamento, dato che ci sono 5 consiglieri che hanno richiesto la convocazione del Consiglio e secondo l'articolo 51 lei lo deve convocare entro il 19 ottobre, cosa che non sta facendo, e poiché questa, diciamo, questa mancanza rischia, attendo che lei sia attento, Presidente. Appena è pronto, Presidente, continuo. Sì, posso, Presidente? Prego, prego, consigliere Tutino, vada avanti. Se ho la sua attenzione, continuo. Sentiamo lo stesso. 5 consiglieri, secondo il regolamento, hanno richiesto la convocazione del Consiglio sugli atti che lei, da giugno a qui, ha scelto di non calendarizzare, cosa che può provocare un grave danno erariale al Comune di Roma ed al Municipio, e cosa che rischia di non permetterci di sanare un grave errore che abbiamo fatto in questo Consiglio, ovvero un affidamento diretto che non era in nostro potere, secondo le leggi, di fare. Dunque, Presidente, le chiedo come lista civica. Certo, ho capito la sua richiesta, non è che se lei lo ripete 10 volte io capisco in maniera diversa. Presidente, io credo di avere 10 minuti, ma se lei ha cambiato il regolamento e non me ne sono accorto, ho capito. Me lo faccia sapere.
Allora, 10 minuti è sull'argomento in discussione. Allora, se lei mi fa questa richiesta, allora, richiesta, i 10 minuti non esistono più. Allora, la richiesta è, Presidente, la sospensione immediata e la convocazione. Ho capito, consigliere Tutino. Ove lei non fosse d'accordo su forse, questo. Forse non mi sono spiegato, ho capito. Sì, infatti io sto aspetta la mia risposta. In subordine, ove lei non fosse d'accordo. Mi denunci. Ove lei non fosse d'accordo su questo, le chiedo di mettere al voto dell'Aula questa proposta di convocare i capigruppo al fine di calendarizzare le delibere sulla sosta tariffata. Dopodiché, se lei, come dice, questo non è un argomento, non sono intervenuto sul merito, dopodiché magari mi scriverò sul merito, grazie. Finire così Tutino con la sua filippica? D'accordo, allora adesso non è una rispondo. È una richiesta, io credo che lei debba il giusto rispetto. Le rispondo. La filippica è una richiesta di convocazione. Non c'è discussione. È una richiesta istituzionale di convocare con il Tutino, che è suo dovere fare. Così Tutino, posso rispondere? Posso rispondere? Può rispondere. Consigliere Tutino, posso rispondere? Senza denigrare le posizioni altrui. Allora, filippica. Consiglio sospeso per 10 minuti, grazie. Riprendiamo il consiglio. Prego i consiglieri di riprendere posto. Allora, ci siamo tutti? Allora, torniamo un attimo al Consiglio. Allora, in merito alla richiesta del consigliere Tutino, credo che vadano precisate alcune cose. Questo Consiglio, così come quelle del 15, cioè di giovedì prossimo, sono stati determinati dalla conferenza dei capigruppo con l'ordine del giorno preciso. Con verbalizzata la richiesta di convocazione consigliere Tutino, la smette perché altrimenti la spalla dall'aula. Consigliere, la richiamo all'ordine. Lei mi espellerà dall'aula. La richiamo all'ordine, vicepresidente di maggioranza. Consigliere Tutino, la richiamo all'ordine. La prossima volta la spalla dall'aula. Va bene? La spalla dall'aula. Consigliere fascista sarà lei? Va bene? Richiama il regolamento? Consigliere Coia. Io ricordo che in capigruppo comunque è stato discusso dell'AGA, è stato detto che comunque doveva andare entro settembre in consiglio, è stato discusso varie volte e secondo me stiamo seguendo una procedura irregolare e io non riesco a capire perché venga reiterata questo non è un richiamo al regolamento, però il regolamento prevede che entro un mese dalla presentazione debba andare in consiglio. Va bene, va bene. Allora, stavo dicendo che nella precedente riunione di capigruppo abbiamo convocato il consiglio di oggi e il consiglio di giovedì con un ordine del giorno determinato con il consenso di tutti. Di tutti, sta dicendo il falso. Io ho verbalizzato la richiesta di convocazione. Consigliere Tutino, sta dicendo noi il falso. Abbiamo fatto sta dicendo la conferenza di capigruppo il 5 ottobre. È verbalizzata la richiesta. Consigliere Tutino, la spalla della lei sta dicendo il falso. Consiglio sospeso. Allora, riprendiamo il consiglio. Prego i consiglieri di riprendere posto. Allora, in merito al motivo per cui abbiamo sospeso il consiglio, nella riunione di capigruppo abbiamo determinato che l'atto tra virgolette sull'AGA
sarà calendarizzato giovedì 22, un atto, ripeto, l'atto sull'ACA sarà calendarizzato per il consiglio di giovedì 22. Va bene? Sì, volevo dire una cosa su questo, Presidente. No, non c'è discussione su questo. Presidente... Non c'è discussione, non le do la parola. Richiamo il regolamento, lei non può... Non c'è nessun richiamo al regolamento. Non può negare la parola. Siamo usciti dai capigruppo. Presidente, lei non può negare la parola che richiamo al regolamento. E lo sto comunicando. Lei non può negare la parola. Non può negare. Non le do la parola. Non è in suo potere negare la parola per richiamo al regolamento. Non le do la parola. Non è in suo potere. Non c'è discussione su questo. Non è in suo potere negare la parola. Non c'è discussione su questo. Io sto richiamando il regolamento, Presidente, non è in suo potere. Per richiamo al regolamento, non è in suo potere, Presidente. Presidente, sta violando il regolamento, non è in suo potere. Mi faccia la denuncia. Presidente, mi faccia la denuncia. Presidente, la sua arroganza. Presidente, la sua arroganza. Non può permetterle di violare il regolamento, lei deve tutelare. D'accordo. 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 Presidente, parlare da me. Prego, come se tu dire espulso dalla. Usciamo dal capigruppo di una scelta e ricominciamo a discutere. Io capisco che le pagliacciate fanno piacere, però no, non c'è discussione su questo, mi dispiace. Allora, no, consigliere, no, vale per Torino, vale anche per lei. Non c'è discussione. Abbiamo chiuso il capigruppo dicendo di calendarizzare quest'atto per giovedì 22, d'accordo? Allora, argomento chiuso, torniamo al regolamento, Presidente. Allora, richiamo al regolamento. Non glielo do. Per favore, consigliere, non è possibile. No, mi metterà a verbale la convocazione del consiglio come deciso il capo. Ma certo, ma mica noi stiamo a giocare qua. I verbali normalmente non riportano quasi nulla se non viene richiesto, per questo lo chiedo. C'è una motivazione. Ma è tutto registrato. Torniamo all'ordine del giorno del Consiglio. Allora, era stato presentato l'atto, aveva aperto la discussione su quest'atto. Consigliere Tudino, per favore silenzio. Allora, sono 10 però, eh. Allora, non è possibile, lo sai, mi dispiace. Sto impazzendo. Allora, scusate un attimo. No, non è possibile. Avete a che fare con i fanciullini. Allora, Presidente, lei non si può permettere. Non ho fatto il suo nome. Consiglieri. Presidente, lei non può. Non ho fatto il suo, io ho detto per tutti. Non può permettersi con il ruolo che ricopre né di violare il regolamento. Mi faccia la denuncia. Né di offendere chi la richiama al regolamento. No, così ridotti per favore. C'è chi il rispetto degli altri, c'è chi ce l'ha in testa e chi non ce l'ha mai. Presidente, lei non si può permettere di offendere i consiglieri che la richiamano. Torniamo un attimo alla discussione dell'ordine del giorno. Allora, è stato presentato l'atto. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Nessuno è intervenuto? Ho detto chi vuole intervenire, nessuno alza la mano. Scusate, io... Chi vuole intervenire? Nessuno ha alzato la mano, eh? Nessuno ha alzato la mano, giusto? Allora, io quindi sono passato alla dichiarazione di voto. Allora, ripeto... Scusate, io credo di... Scusate l'interruzione, di stare in un consiglio municipale con tutte persone adulte, vaccinate... responsabile di se stesso. Se vogliamo continuare a giocare, giochiamo, però
io mi alzo, sospendo il consiglio e giochiamo. Però se vogliamo essere persone serie come i consiglieri e in qualsiasi istanza dovrebbero essere, dobbiamo essere seri, forse siamo attenti e andiamo avanti con ordine. Presidente, la serietà vuole rispetto del regolamento. Ricomincio da capo. Avete già messo in ridicolo il sindaco come se giocasse e l'avete preso in ostaggio come se fosse un bambino. Alla stessa maniera fate qui, ridicolizzate chi vi richiama il regolamento. Allora, così per favore? Allora, ricomincio da capo. L'atto è stato... L'atto è stato presentato dalla consigliera Vitrotti. Ci sono richieste di intervento su quest'atto? No. Nessuno alza la mano. Dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Aspettiamo 20 minuti così qualcuno ci pensa bene. Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Vediamo adesso se abbiamo capito. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, l'atto è... Allora, approvato con 20 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Bisogna chiederlo immediatamente. Non lo so, non me l'hanno chiesto. Sì, ce l'hanno chiesto. L'hanno chiesto. Allora, metto in votazione l'immediata esecutività della delibera. Chi è d'accordo? Scusate, stiamo votando, per cortesia, un richiamo per tutti, almeno quanto si vota. All'unanimità è approvata. Allora, all'unanimità è approvato. Allora, sempre 20 voti, giusto? Esatto. Allora, va bene. Passiamo al secondo punto. Sono stati presentati due emendamenti, era Poli, quindi di Comunicondo, eravate... Allora, proposta di risoluzione... Di iniziative dei consiglieri Stelitano, Ville Belisario, Ciancio, Lancia, avente ad oggetto ricollocazione di San Pietrini presso il municipio 7, viale Appio Claudio, tratto compreso tra l'ingresso del parco degli acquedotti e il ponticello della tratta ferroviaria Roma-Napoli. Allora, su questo sono stati presentati quanti emendamenti? Due emendamenti, li fotocopiamo, li mettiamo a disposizione. E, allora, chi è che presenta l'atto? Prima firmatario, consigliere Stelitano. Grazie, grazie Presidente. Presidente, questa mattina si è verificato una cosa a me piacevole, perché l'intento di far fare questa cosa nel nostro territorio, ma non nel territorio di Statuario, Capannelle, Quarto Miglio, non nel territorio dove è stato fatto la grande bellezza, ma nel territorio del settimo municipio. E non c'erano delle priorità tra Statuario, Capannelle, Quarto Miglio, via Appio Claudio e Gregna. Nessuno vuole togliere i San Pietrini a Gregna, e per questo motivo, per evitare ogni equivoco, io e il gruppo e i firmatari ritiriamo l'atto, così togliamo da ogni dubbio che qualcuno ha fatto mettere in testa ai poveri cittadini di Gregna, che sono stati insultati per tanti anni. Perciò io, come primo firmatario, e gli altri firmatari, miei colleghi del Partito Democratico, ritiriamo l'atto, così evitiamo nessun dubbio nel fare. Lo rifaranno nella prossima consigliatura, speriamo prima possibile, una cosa importante, perché che io possa avere il dubbio che si possa mancare di rispetto
ai cittadini di Gregna, mi dispiace, perché sono nati col dubbio, sono nati con mancanza di rispetto in quel quartiere e continua a mancare. Perciò io come primo firmatario e tutti i firmatari del mio partito ritiriamo l'atto, grazie. Allora, vuoi capire se tutti i firmatari... Quelli del Partito Democratico sì, non so se c'è qualche altro firmatario, ma non penso proprio che qualcuno del Partito Democratico non ritiri l'atto. Allora, scusa, per favore. Allora, i firmatari... Allora, tutti i firmatari sono d'accordo nel ritirare l'atto? Perché alcune firme non sono leggibili, questa non lo so. Allora... Allora, il consigliere lo dici come... Allora, consigliere Seridano deve contattare il consigliere Bellisario, vedere se lui è d'accordo e pubblicamente lo diciamo in consiglio, altrimenti non si può ritirare. Questa mi sembra una cosa che, se posso capire che Bellisario facesse parte di un altro partito, posso anche, visto che Bellisario fa parte del Partito Democratico, se io dico in aula, allora se lei mi aspetta un attimo chiamo Bellisario sperando che mi risponda, ve lo metto a viva voce col telefono, mi sembra... E hanno sbagliato. Per cortesia. C'è la segreteria elettronica. Ma lascia stare Ciancio, lascia stare, lascia, fallo tornare al suo posto. Presidente, io ho sospeso 5 minuti. Capito, io mi prendo la parola, non mi può di ogni volta ritirano un attimo. Consiglio, un attimo con questa vita. Sì, grazie. Allora, per favore, rimettiamo il consiglio, per favore. Allora, i firmatari della risoluzione e ritirano tutti la firma, quindi l'atto è ritirato e non va in discussione, quindi decadono l'atto e decadono gli emendamenti. Va bene? Argomento chiuso. Grazie. Passiamo terzo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione della Commissione Speciale Legalità e Sicurezza avente ad oggetto installazione videosorveglianza e illuminazione sottopasso zona Quadraro. Presidente della Commissione, prego. Allora, buongiorno, come fa a parlare adesso? Vedo che qui comunque il clima, non voglio dire che è dittatoriale, signor Presidente, ma poco ci manca, perché ho chiesto 3 volte di essere ascoltato, per 3 volte mi è stata rifiutata. Anche dopo la dichiarazione del consigliere che mi ha preceduto, dove da quello che ho capito, almeno si è spiegato male, ma credo che si sia spiegato male, qualcuno si è opposto a questo, noi non ci siamo opposti né ai San Pietrini davanti alla chiesa di Gregna e né a questa risoluzione. Pertanto Gregna era una cosa che veniva dal Dipartimento. Signor Padrona, stiamo parlando del terzo atto, per cortesia. Siccome lei non mi ha fatto parlare per ben 3 volte, ma l'atto non c'è più. Per ben 3 volte, già
signor Presidente, l'atto non c'è più. Già, signor Presidente, che è tutto registrato, lei per telefono non può dire ritiro l'atto senza la l'abbiamo presenza. L'abbiamo già fatto, consigliere Matrone. Lo ha fatto perché ha sbagliato e qui dentro, dentro questo municipio si continua a sbagliare. Vabbè, si è torniamo un attimo all'atto, grazie. Si continua a sbagliare. Comunque andiamo avanti così, per carità, Presidente. Intanto sono rimasti... Sono scattati, meno 19, 18, 17, dopo vedremo quello che succederà, i cittadini daranno ragione a questo comportamento che sta succedendo, sta avvenendo all'interno di questo municipio. Con questo voglio dire, abbiamo fatto una risoluzione, era la risoluzione che è stata presentata alla Commissione Legalità e Sicurezza, prevedeva una messa in sicurezza dei tunnel che incrociano via Lucio Mario Perpetuo e via dell'Acqua Felice. È una situazione degradante sia per quanto riguarda l'illuminazione che anche la sicurezza dei frequentatori, quanto è diventato non tanto un passaggio, ma è diventato un bivacco, perché ci accendono i fuochi, chiunque passa potresti trovare chiunque all'interno, persone brave o cattive. Pertanto credo che i cittadini abbiano bisogno di un occhio di riguardo da parte di questo Consiglio. La risoluzione non prevede niente di che, prevede soltanto la richiesta di queste quattro telecamere, la ricollocazione dell'illuminazione, dopodiché lascio la decisione, ogni decisione al Consiglio, visto che ormai è un Consiglio che doveva durare 10 minuti, è durato... due ore, un'ora e un quarto per esprimere un parere e ritirare un atto. Pertanto basta, concludo qua, non voglio andare oltre perché sennò farei solo danni. Allora, grazie consigliere Matronola, apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Nessuno. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. Molto brevemente. Due scrutatori, consiglieri Poli e Caccomo, sostituisco i consiglieri Poli e Caccomo, i consiglieri Ciancio e Lancia. Prego, consigliere Coglia. Il Movimento 5 Stelle ovviamente voterà favorevole a questa proposta, perché naturalmente tutto ciò che va incontro alla sicurezza dei cittadini è importante e l'esortazione verso l'amministrazione capitolina e municipale è che non si debbano preparare atti simili da parte dei consiglieri, ma si intervenga direttamente in tutti quei luoghi come questo, che sono luogo di insicurezza e pericolo per i cittadini. A questo proposito noi stiamo anche preparando una comunicazione per raccomandare al Comune di Roma tutte le zone poco illuminate che rappresentano un grave pericolo per alcuni cittadini, per tutti i cittadini, in particolare per alcuni cittadini più deboli, sicuramente sono luogo di insicurezza e che quindi chiediamo di intervenire al più presto per eliminare il pericolo. Grazie. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coglia. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, io volevo dire che, essendo ovviamente favorevole a questa risoluzione, che come poi è anche scritto di iniziativa della Commissione Speciale Qualità e Sicurezza, questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché probabilmente si è riusciti a mettere in evidenza un problema da una Commissione Speciale che comunque ha fatto anche il suo lavoro. Certo, e stando in uno spettacolo di città come questa è normale che tutto è positivo, cioè tutto serve, quindi questa città ha bisogno di essere coccolata, difesa, e quindi la sicurezza diventa un argomento importante.
Per cui se cominciamo a vedere, a capire, a quadrare che su questo nostro municipio c'è la richiesta di avere maggior sicurezza anche tramite appunto impianti di telecamere e videosorveglianza, è normale che facciamo un passo in avanti. Ora mi sembra strano che questa risoluzione no, sia uscita da una commissione speciale, cioè sarebbe stato un argomento da trattare no, in una commissione permanente, cioè in una commissione che aveva e doveva avere tutti i titoli e poter portarla avanti. Però poi, quindi, l'esistenza di una commissione come questa significa che ha avuto la sua positività, quindi abbiamo votato e formato una commissione che ha trattato quindi in questo momento storico maggiormente problemi inerenti alla sicurezza, alla legalità, che a quanto sembra e a quanto se ne voglia dire comunque la gente ne ha bisogno. Ripeto, in uno spettacolo di città come questa era il minimo che potevamo fare. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Federica, consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Bah, sicuramente non posso che essere che esprimere un parere favorevole. Abbiamo affrontato più volte il problema della sicurezza nel nostro municipio, soprattutto diciamo nelle aree anche extra gra. Non è il primo atto, perché avevamo richiesto già delle telecamere per esempio nell'area extra gra e con dei fondi regionali, e poi non abbiamo più saputo niente. In questi ultimi giorni stiamo vedendo quello che sta succedendo al Comune di Roma ed è una cosa preoccupante. Questo è successo perché nessuno di noi è stato in grado di prendersi le proprie responsabilità anche in questo Consiglio. Non abbiamo saputo portare avanti un discorso di crescita e questo si è potuto vedere anche poco fa in Consiglio. Io penso che e spero, mi voglio augurare che se le dimissioni del sindaco Marino restino effettive, ci siano le elezioni e si abbia il coraggio di andare alle elezioni immediatamente, non subito, immediatamente, perché altrimenti sarebbe un... perché Roma era già commissariata, non avevamo bisogno di fare un altro commissario per Roma, già c'era il commissariamento, ma avevamo forse la possibilità di più controlli. E a me la cosa che più preoccupa è proprio questo, lo stanziamento dei fondi per il giubileo con un commissario e spero non con affidi diretti. Questo è quello che mi voglio augurare. Mi dispiace anche lasciare il nostro territorio, perché se disgraziatamente le elezioni ci saranno tra 17 mesi, il territorio questo, che è molto vasto, è già difficile da amministrare con consiglieri che sono sul territorio, e se lo lasciamo per 17 mesi non so quello che troveranno quelli che potranno entrare dopo. Grazie. Consigliere Lancia, prego. Noi non siamo sempre a favore delle telecamere, perché non è che uno può essere inseguito per tutta la città in ogni minuto della sua vita. In questo caso però, essendo un sottopasso in cui la gente può passare di notte, dove magari dorme qualcuno, dove ci può essere un'aggressione, pensiamo di essere favorevoli. Io però vorrei dire una cosa: ho assistito a una riunione col prefetto in cui la sicurezza di cui si parlava era l'erba alta, i giochi rotti e tutte stupidaggini di questo genere, le scritte sui muri, la stazione metropolitana che non era pulita. Siamo in un municipio in cui già mi pare proprio ieri qualcuno ci sono stati dei problemi di sicurezza. Siamo in un municipio in cui ci sono dei clan mafiosi, siamo in un municipio in cui l'anno scorso sono stati arrestati 80 casalesi, in cui c'è stato il funerale dei Casa Monica. Vorrei che tutti noi, nel nostro futuro qualunque sia, ci preoccupassimo della legalità vera in questo municipio, cioè di poter avere un esercizio commerciale senza pagare il pizzo, di non dover sempre sottostare alle prepotenze altrui. Poi ben vengano le telecamere in un sottopasso se questo è veramente pericoloso, però sono ben altri problemi di legalità e sicurezza che mi sembra nessuno voglia affrontare, neanche i cittadini che sono venuti a parlare con il prefetto, perché i cittadini che sono venuti a parlare con il prefetto non hanno parlato dei problemi veri della legalità e della sicurezza in questo municipio, hanno parlato di sciocchezze, di cose che dovrebbe risolvere il municipio o il comune, ma certo non di competenza del prefetto. Grazie. Grazie a lei.
Consigliere Laldaca, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, anche noi voteremo favorevolmente l'atto, anche se con insomma qualche piccola perplessità che appunto non inficia il discorso di aumentare la sicurezza di un'area, come diceva anche chi mi ha preceduto, dove ci sono dei sottopassi e quindi la situazione è effettivamente un po' complicata. E peccato che insomma, quasi sicuramente questa consiliatura si concluderà precocemente, perché mi sarebbe piaciuto nella Commissione Legalità e Sicurezza fare anche un ragionamento globale più ampio su molte altre zone di criticità che abbiamo, di sicurezza diciamo un po' più spicciola, quindi di poca illuminazione, di sottopassi che sono poco frequentabili. Penso al sottopasso del Gra tra Osteria del Curato e Gregna Sant'Andrea, penso al Parco della Romanina che è buio e i cittadini della Romanina più volte ci hanno sollecitato quel discorso, per cui d'inverno dopo le 4 il parco non è più frequentabile perché insomma è poco sicuro. Quindi ecco, spesso siamo intervenuti con degli atti su forse un po' troppo circoscritti, però ben venga insomma che almeno si chiediamo qualcosa sulle situazioni più pericolose, però forse un ragionamento di più ampio respiro avrebbe aiutato in questo senso e forse ha avuto una visione un po' più ampia del municipio. Però voteremo favorevolmente su quest'atto. Grazie. Grazie consigliere Laldaca. Consigliere Benassi. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, sì, anche il nostro voto è favorevole con qualche perplessità, nel senso non crediamo che le telecamere possano essere la panacea di tutti i vari problemi di sicurezza, crediamo invece che l'illuminazione sia il punto su cui battere. E poi, ecco, proprio perché le telecamere non sono la panacea, cioè è evidente che è auspicabile che ci sia un maggiore controllo del territorio anche da parte delle forze dell'ordine, che questo poi è il discorso. Però diciamo che non possiamo che essere favorevoli a questo atto e voteremo così. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Matronola. Io ringrazio tutti quanti, dico soltanto, rispondo al consigliere Laldaca. La Commissione Legalità e Sicurezza riceveva tutte le lamentele e tutto quello che succedeva all'interno del municipio. Mi dispiace che nessuno abbia mai parlato del sottopasso del Gra, però abbiamo parlato della via Frausti Ligone, abbiamo parlato degli insediamenti abusivi, abbiamo parlato di tutto quanto. Quindi era più che altro una commissione che collaborava con tutti i problemi. Certo, i problemi del municipio erano tanti, erano enormi e sono tuttora enormi. Come ha detto la consigliera Renci, adesso ci avremo problemi seri perché la gestione di questo territorio in questi 6 mesi ci vedrà molto lontano dai cittadini. Pertanto mi auguro che riusciamo a fare gli ultimi atti, che sono questi qua, che riguarderanno sicurezza, che riguarderanno i parcheggi, che riguarderanno tante altre belle cose. Dopodiché ci salutiamo, un bacetto caro, è stato bello, è stato, adesso neanche si pagano più i divorzi, pertanto è tutto gratis. E andiamo avanti per la nostra consigliatura 2017-2022. Questa è la 2017. Per cortesia. Purtroppo è così. Per cortesia. Purtroppo è così. Shhh. Non è che. Per favore. Grazie consigliere Matronova. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi l'atto con 19 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. L'atto è approvato, il consiglio è chiuso. Grazie.